Sono le mura trecentesche della Certosa di Calci, a pochi chilometri da Pisa, a fare da cornice al più grande acquario d'acqua dolce del nostro paese. L'inviata Valentina Bisti. La Certosa di Calci, nei suoi 650 anni di storia, ha ospitato soprattutto monaci dediti alla preghiera e al silenzio. Oggi una parte del complesso monumentale vicino Pisa racconta ancora l'autenticità di questi posti, ma dall'altra diventa luogo inconsueto per ospitare l'acquario d'acqua dolce più grande d'Italia. Qui, dove i monaci certosini fino agli anni 70 conservavano il vino, oggi sono esposte oltre 400 specie di pesci. Su queste travi, utilizzate per poggiare le botti, ora ci sono le teche con le razze che arrivano dal Sud America, gli storioni del Danubio e i pesci ciechi della Somalia. La loro caratteristica è che non hanno occhi, non hanno pigmento, non hanno scaglie, perché ovviamente tutti gli organi che non servono al buio completo sono un svantaggio. Nella penombra dei sotterranei, in un silenzio quasi religioso, i piranha rossi e i pesci Oscar fanno merenda. Tutte le specie sono state allevate in Europa, così come il pesce gatto dalla coda rossa proveniente dal Sud America. Perché è importante creare un museo d'acqua dolce? Perché nonostante l'acqua dolce sia una piccola parte dell'acqua del pianeta, contiene il 40% delle specie di pesci e è importante farle conoscere. Lasciato l'acquario si possono visitare gli interni della Certosa, che oggi rivivono attraverso mostre sui dinosauri o sugli scheletri dei cetacei ospitati in un vecchio fienile. Si tratta di una delle gallerie di questo tipo più grandi d'Europa. Le specie tra le più comuni sono la balenottera comune, l'orca, la megattera. Sono state raccolte alla fine dell'Ottocento. Si tratta di specie tuttora esistenti. Non si tratta di specie estinte.